da dottore commercialista, cioè non abbiamo capito sinceramente, signor relatore e sottosegretario, la ratio di questo emendamento, cioè perché se volevate ampliare la platea dei soggetti potevate farlo tranquillamente in maniera estremamente semplificata. Invece andate a rimodulare completamente le scadenze e lo fate in maniera assolutamente impropria. Adesso, io capisco che dal punto di vista della competenza non cambia nulla, perché comunque le compensazioni e i crediti sono comunque pagati nell'esercizio in corso. E, il tema è quello relativo allo spostamento anche per cassa. Il tema è quello relativo al fatto che pensionati che si attendevano comunque, e chi fa il 7.30 rispetto all'unico, probabilmente chi ha scritto la norma forse non conosce bene o non opera abitualmente in questo settore, chi fa il 7.30 sono tutti soggetti che si attendono un rimborso, che non hanno un versamento da effettuare e fanno 7.30 appunto per questo. Quindi, interessante anche il fatto di ampliare la platea ad altri soggetti che in precedenza non utilizzavano questo importante strumento. Però costringere poi un pensionato o un dipendente, perché così funziona nel mondo dei CAF e anche chi poi effettua o dà questo servizio ai lavoratori dipendenti e pensionati, in modo che viste le numerose scadenze che ci sono durante quel periodo e l'accumulo che ci sarà sicuramente, e lo vedrete se passerà questo emendamento, verso fine dell'anno vedrete che tutte le compensazioni e i rimborsi verranno effettuati poi non nei 4 mesi ma alla fine del quarto mese e quindi successivamente in ottobre. Questo è quello che succede normalmente nei CAF, dove tra la raccolta della documentazione e il fatto che comunque ci sono tutta una serie di adempimenti che invece di diminuire, dopo parleremo anche di altre cose come l'esterometro, che aumentano invece di diminuire, il contribuente e l'operatore e i CAF stessi, perché questa è una norma, diciamocelo francamente, signor Presidente, relatore, governo, è una norma fatta a favore dei centri di assistenza fiscale, però è contro i lavoratori, è contro i pensionati, che potevano avere il loro rimborso dovuto, perché sono soldi loro, direttamente dal mese di giugno, e quindi utilizzarli anche per il periodo estivo, lo otterranno invece nel mese di ottobre, e così succederà per tutti, non nei 4 mesi. Questa è la realtà e questo è anche il pericolo e quello che ci viene detto da parte dei commercialisti, da parte degli operatori e da parte chi ogni anno effettua e compila centinaia, migliaia, decine di migliaia di queste dichiarazioni. Quindi noi vi chiediamo di rivedere questa norma, e se volete ampliare la platea, sì, va bene, ampliate la platea, perché è giusto ampliare la possibilità anche di utilizzo del 7.30 anche ad altri che prima non erano ricompresi e quindi erano costretti a compilare la dichiarazione l'unico e quindi ottenere poi la compensazione o il credito o il rimborso l'anno successivo, quindi è giusto che lo ottengano nell'anno di esercizio. Però questo fatto di spostarlo di 4 mesi io penso che sia un grave danno nei confronti dei lavoratori, e lo dico a futura memoria, cioè lo dico perché vedremo poi, perché voi in maniera come una testuggine, no, come avete dimostrato in queste ultime settimane, come una testuggine andate avanti sulle vostre idee, bisogna capire chi l'ha suggerito anche questo emendamento, da dove viene, da che mondo viene questo emendamento a favore dei CAF, ma vedrete che colpirà
purtroppo, devo dire, pensionati e lavoratori. Io ho sentito che molti pensionati e lavoratori, quando l'hanno capito e l'hanno letto, ovviamente non l'avete diffuso perché è una novità di queste ore, ma chi è riuscito a leggerlo, a capirlo, chi l'ha letto sui quotidiani economici, che per fortuna fanno un'importante informazione, molte volte anche preventiva, rispetto ai documenti che otteniamo noi come commissari di questa commissione, sono rimasti sbalorditi perché hanno capito che non avranno i loro soldi, e sono dovuti, perché sono ovviamente crediti dovuti di loro spettanza, soldi loro, e li otterranno ad ottobre invece che a giugno. Quindi io, ecco, vi ringrazio da parte loro.